Nel contesto di altre due nazioni molto forti, cioè la Spagna e la Francia, quella che è la nostra preparazione in vista di questo, quello che noi speriamo può essere un ulteriore podio che fa seguito ai diversi podi che noi abbiamo conquistato da Atene in poi. Quindi per la nostra squadra olimpica, medaglia d'argento ad Atene, ma anche perché devo poi definire la formazione delle individualiste che dovrò portare, che rappresenteranno poi l'Italia patrasso e cercheranno di avere un posto anche loro a livello individuale alle Olimpiadi. Bene, assistiamo insieme allora all'individualista della squadra spagnola. C'è da dire che la squadra spagnola come individualiste si presenta con due ginnaste esordienti in campo internazionale ad alti livelli, tra cui questa ginnasta Cairandio che noi vediamo ora in pedana, la stessa ginnasta che era qui l'anno scorso in Puglia al trofeo di Andria, sempre una test pre-europeo in quel contesto, juniores allora, passata ora di categoria. Quindi la Spagna inserisce nella sua rappresentativa questa giovane che è un po' un trade union con quella che vedremo più avanti al Almudena Cid Tostado, che è la numero uno spagnola ma che anche in campo internazionale è una beniamina degli appassionati del settore, sostenuta anche dalle nostre italiane, l'abbiamo vista anche nel nostro campionato di Serie A. Quindi è una squadra di individualiste che offrirà, come abbiamo visto ora, un buono spettacolo. Bene, professor.